Arzignano, terminato l'incontro, Arzignano, argine della seconda divisione Under 18, l'Arzignano ha vinto 3-0, abbastanza nettamente purtroppo, sentiamo qua l'allenatore Marco cosa ha da dirci su questa partita. Hai già detto tutto tu, perché questa partita qua bisogna parlare veramente poco, perché veramente poco c'è stato da parte nostra, da parte degli avversari invece. Un'aggressività imbattuta che ci ha messo sicuramente in difficoltà, soprattutto il primo set e le parti finali del secondo e del terzo. Però la nostra squadra è stata arrendevole, cosa che ci siamo ripromessi di non fare più, invece, come al solito, ci caschiamo, i soliti peccati di presunzione. Pensiamo di dover entrare in campo che gli altri ci si prostrano i piedi, e quando gli altri invece giocano a pallavolo, noi cominciamo a offenderci. Cominciamo a dire: ma no, no, questo no, questo no, non posso fare di più. Invece bisogna che ognuno provi a fare di più. Il compitino oggi non serviva, può servire contro la squadra contro cui abbiamo giocato settimana scorsa, con tutto il rispetto, ma con queste squadre non può servire. Non può, e una giocatrice deve pretendere da se stessa di più. È quello che stiamo provando a fare agli allenamenti, e bisogna capire perché si è. Una reazione così nervosa ha una difficoltà. Le difficoltà ci sono. Se pensiamo di vincere 3-0 tutte le partite, abbiamo sbagliato proprio consapevolezza dei nostri mezzi, perché siamo bravi, però il fatto di essere bravi non significa che il risultato è acquisito. Il fatto di essere bravi significa doverlo dimostrare ogni volta sul campo. E quando non ce la si fa, bisogna impegnarsi ancora di più. Questo non c'è stato oggi. Non c'è stato l'impegno, la ricerca nel fare sempre qualcosa di più. Quindi, che sia da monito alle ragazze, fortuna che il campionato è lungo, però gli obiettivi sono lì, e se non lo capiamo in fretta rischiamo di, anche questa stagione, di perderci l'obiettivo. Andare in fumo. Quindi meno chiacchiere e più capacità di stare nel campo come richiediamo noi. Poi ognuno si accorgerà, come dico. E non si riesce a dare il 100%, significa che non si deve stare in campo, quindi si prenderanno le scelte dovute. Però, se le cose vanno male, devo voler cambiare le cose. Le ragazze hanno i mezzi, devono voler cambiare le cose. Oggi nessuno ha voluto cambiare le robe, mi spiace, ma è così. Quindi la sconfitta è strameritata, però non ci buttiamo giù, e bisogna lavorare. Dobbiamo fare tanto mea culpa, quindi in primis io, perché io sono sempre il responsabile, però anche le ragazze. Quindi ci vediamo domani con Under 16, pronti al riscatto. In bocca al lupo per domani, e grazie. Ciao. Studio. Con la carta, appena terminato l'incontro della categoria Under 16, Argine Towers, ha vinto Argine 3-0. E abbiamo il nostro coach Marco che ci racconta un po' le impressioni sulla partita. Molto bene, abbiamo approcciato la gara veramente bene. Il primo set abbiamo vinto a 5 senza sbavature. Tra l'altro sto leggendo che non abbiamo fatto errori il primo set, quindi veramente bene. Poi, come fisiologico, forse abbiamo fatto un po' troppi errori nel secondo e nel terzo, però sono stati errori positivi, nel senso che sono stati errori per provare delle robe. E questo deve essere lo spirito. Noi, per fare bene le robe, abbiamo bisogno di lavorare. Noi siamo frutto del lavoro che facciamo in palestra, e non ce lo dobbiamo scordare. Non è mai scontato nessun risultato, perché il sudore lo dobbiamo mettere in ogni situazione, capito? Quindi questo lo dobbiamo capire. Noi dobbiamo sapere che con il lavoro arrivano i risultati, però dobbiamo lavorare tutti cercando di andare nella stessa direzione, e quando ci sono dei momenti di difficoltà sappiamo come uscirne. E quando c'è difficile non dobbiamo perderci l'animo, perché ci sta che sia difficile, soprattutto nei campionati di categorie superiori. È molto probabile che per noi sia difficile affrontare alcuni tipi di situazioni, però deve essere molto probabile il fatto che noi riusciamo a uscirne, e perché lavoriamo per questo. Quindi bene così, siamo contenti. Adesso ci facciamo la nostra settimana di allenamento, poi abbiamo 2 giornate intense, quelle di Altre sabato e di sfide. domenica.
pronti per un riscatto anche in seconda divisione. Complimenti, beh, adesso abbiamo anche un appuntamento. Adesso abbiamo un appuntamento super importante, quindi ci vediamo al pranzo. Pranzo Argine. Buonanotte, collegamento. Complimenti, grazie, ciao. Bassano del Grappa, è appena terminata la partita Under 14 contro Langarano, vinta dalla nostra squadra per 3-0. Ho qui con me Coach Vale e sentiamo un attimo le impressioni della partita. Vale, diciamo che la vittoria è stata netta, la prestazione non altrettanto, qualche sbaglio di troppo in battuta, ci siamo un po' adattati all'avversario. Sì, abbiamo fatto un primo set decisamente sottotono, toccava a noi aumentare il ritmo e non l'abbiamo aumentato. Secondo e terzo set l'abbiamo aumentato, soprattutto nel terzo set, tranne negli ultimi quattro punti che ci siamo un po' addormentati. Abbiamo un po' degli alti e bassi a livello di attenzione, ci dobbiamo un attimo lavorare. Sì, battute non benissimo. Abbiamo sbagliato un po' troppo, ci siamo un po' adattati, sono partite queste difficili da gestire più che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'attenzione, perché quando c'è un divario così netto tra le due squadre il difficile è tenere alta l'attenzione. Avevano una cosa buona, il muro, tra l'altro due ragazze. Avevano due centri, avevano il 12, la 12 e la 13 che sono due centri che ci toccavano tutti i palloni, infatti. Però siamo riusciti comunque a trovare attenzione. Abbiamo tirato forte. Sì, abbiamo usato anche, fatto chiamate di palloni che di solito non facciamo. Sono contenta, abbiamo fatto comunque una partita in crescere. Di solito si fa il contrario, si fa bene il primo set e poi si cala, e noi abbiamo fatto il contrario. Siamo andati in crescere, questo insomma è un aspetto positivo. Bene, adesso diciamo chiusa la pratica Angavano, tra virgolette, ci aspetta il big match. Cioè, col Belvedere sarà sicuramente tutt'altra partita. Sì, infatti l'ho detto alle ragazze, queste partite qua a noi servono per preparare le partite, i big match, come dici tu. E questa partita qua ci è servita come training per il futuro. Sì. Non ci resta altro che invitare tutti sabato alle ore 16 al Palacarta per un match che sicuramente sarà entusiasmante. Assolutamente, assolutamente. Adesso tutti al pranzo sociale che ci aspettano a Vicenza. Esatto, a questo punto partiamo da Bassano e ci vediamo tutti al sottochiesa di Ferrovieri, dove ci aspetta la grande festa Argine. Persone previste 150, quindi tutto esaurito, numeri così alti non si erano mai visti in un pranzo sociale. Sarà un grande evento, ok? Assolutamente. Vabbè, grazie Vale, dal Palangrano è tutto e so! La partita Under 13 Joy Argine Grumolo, vinta dall'Argine 3-2 dopo 2 ore e 6 minuti di gioco, partita combattuta, un po' Marco a fase alternata, primo set un po' sottotono, poi ci siamo ripresi, poi siamo andati ancora giù, poi l'abbiamo ripresa. Cosa dici di questa partita? Ah, partita classica di Under 13 a rendimento altamente altalenante, scusate il gioco di parole, però almeno il primo tiebreak vinciamo, ne abbiamo persi due, è una squadra che ha sempre andato ai punti, questa volta lo riusciamo anche a vincere, quindi questa è una nota positiva. E secondo me è stata la peggior prestazione tecnica della stagione, non siamo riusciti a mettere pressione nel fondamentale della difesa, nel senso che ci guardavamo troppe volte, in ricezione abbiamo sofferto un po' troppo palloni che di solito non soffriamo, però dai, la squadra ha reagito bene al momento di difficoltà del quarto set, il quinto set non era iniziato nel migliore dei modi, avevamo 5-1 sotto, sì, se non 5-1. Mi ricordo male,
e poi siamo andati a riprendere, siamo andati in vantaggio, l'abbiamo punto a punto e... Sì, è venuto fuori un po' di carattere, diciamo. È venuto fuori il carattere perché finalmente abbiamo vinto un tie-break lottato, quindi quello che ci mancava ancora. È importante. Sì, hai fatto giocare praticamente tutte, quindi hai dato un turnover abbastanza completo. Sì. Quello che mi è piaciuto è che comunque... magari non tutte, però quando faccio i cambi è perché cerchiamo qualcosa di diverso di quello che c'è in campo e questo è importante perché tutti ci possono dare qualcosa di diverso. Oggi ci mancava un elemento così come domenica scorsa e per cui bene, dai, alla fine nel tie break credo abbiamo espresso la migliore pallavolo, un po' di incertezze dovute forse alla tensione del fatto che comunque abbiamo sempre perso il tie break, però va bene, quarto set è il rammarico più grande perché lo dovevamo vincere, eravamo avanti di molti punti e ci siamo fatti recuperare. Vabbè, diciamo che sta domenica qua si chiude in modo positivo, la 14 ha vinto, la 16 ha vinto, la 13 ha vinto, insomma... Beh, adesso c'è un weekend giovedì, venerdì, due partite il sabato, tre partite la domenica perché si è aggiunta anche il campionato delle piccolissime, dell'Under 11, quindi... C'è da fare. C'è da fare, l'Argine sarà presente, tra l'altro è un weekend quasi completamente in casa. Sì. Sabato e domenica giochiamo in casa. Sì, quindi... tra l'altro confermo già che sabato c'è la concomitanza in casa, 14... e 18 e poi abbiamo prenotato al nostro covo pizzeria 33 per concludere la serata. Sì, secondo me sabato sarà uno di quelle di quei pomeriggi memorabili. Sì. Le atlete lo faranno ancora, lo renderanno indimenticabile. Bene, io ti ringrazio Marco, ti auguro buon lavoro per la prossima settimana. Grazie. E a risentirci. Alla prossima settimana. Grazie. E so.